tanto le cabine, quelle di nostre. Mamma! Devono essere quelle. Eccoci qua. Ciao. Buongiorno truppa, eccoci per una nuova avventura MSC World Europa, da vedere. Dieci esatte, è sempre una bella emozione comunque salire in nave, quando si vedono ste bestie qua. Ditemi che siete già pensati di mangiare. No, no, ci regalano un charms. Wow! Wow! Che bella! Col finestrone. Allora, questo qua è il terzo letto, che in realtà originariamente era il divanino, se si viene in due. Questo è il comandante che dà il benvenuto, e la camera è questa, molto carina, bella bella bella. Eila, siamo partiti, stiamo per lasciare Genova, ragazzi. Si parte! Yeah, si parte! Bellissimo! Benvenuti a bordo della MSC World Europa, un'esperienza di crociera unica nel suo genere, che vi porterà alla scoperta dei tesori dell'Europa in modo straordinario. A bordo di questa maestosa nave potrete immergervi in un mondo di lusso, comfort e intrattenimento senza pari, mentre esplorerete le incantevoli coste e le affascinanti città del vecchio continente. Preparatevi a vivere avventure indimenticabili e a creare ricordi duraturi mentre solcate le acque a bordo della MSC Europa. Questa nave è stata annunciata come la prima della classe World di MSC Crociere. Ecco alcune curiosità interessanti sulla nave. La MSC World Europa è stata progettata con una serie di innovazioni volte a ridurre l'impatto ambientale, come la propulsione a GNL, gas naturale liquefatto, per ridurre le emissioni inquinanti. Dimensioni impressionanti. La nave è progettata per ospitare oltre 6.700 ospiti e più di 2.100 membri di equipaggio. Con una stazza lorda di 215.000 tonnellate, si colloca tra le navi da crociera più grandi al mondo. Ragazzi, è proprio una bella bestia, ma non fatevi intimidire. È una nave pragmatica che si fa fruire in tutti i suoi servizi, senza code o attese estenuanti. Il design della MSC World Europa è incentrato sull'esperienza del passeggero, con ampi spazi aperti, balconi e terrazze panoramiche per godere al massimo delle viste durante la crociera. Offerta gastronomica, gli ospiti possono aspettarsi una vasta selezione di ristoranti, caffetterie e bar a bordo, offrendo un'esperienza gastronomica diversificata. Wellness e relax. La MSC World Europa offre lussuose strutture per il benessere, tra cui una spa, piscine termali e aree per il relax. La nave è stata progettata per esplorare alcune delle destinazioni più iconiche del mondo, consentendo agli ospiti di scoprire diverse culture e luoghi affascinanti. Buongiorno, siamo arrivati a Napoli. Mami, siamo a Napoli. Sì. E ora stiamo salendo per un'escursione a Sorrento. Buongiorno. Buongiorno.
Eccoci arrivati a Sorrento, ci è voluta un'ora e mezza, un po' di traffico dalla nave, però si fa, dai. È peccato che poi rimarremo qua poco. Ciao! Adesso ci facciamo una... no, prima un bel cafferino, come da tradizione, una bella granita al limone e via. Eccoli lì che sono passati davanti. Vabbè. Chi sono passati? Questi due. No. Ah no, beh, erano... Va bene, andiamo a vederci un po' Sorrento, dai. Granitina. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Mi sta venendo voglia di limoncello. Dopo ci alcolizziamo. No, non bisogna alcolizzare. Il caffè era stupendo, il caffè. Già quello ne vale la gita a Sorrento. No, mi soffermavo perché stavo leggendo. Stai? Mangiando la granita. Sì, lo sai che non vai più in bagno per un mese poi. Perché? Con tutto quel limone. Ah, ok. Vabbè, sto andando. È Natale. È buon Natale. Però è bellissimo. Sfogliatella. Caffè e limone. Oh, buonissima. Ve l'ho già addentata. Che hai fatto? L'ho già addentata. Adesso la addento io però. Eccoci al mare di Sorrento. Bellissimo, c'ha un colore stupendo. C'ha un colore stupendo. Farei però... un bagnetto, ma c'è il pullman che ci aspetta. C'è il pullman che ci aspetta. No, è che no, devi però. Stare su quelle. No, beh, fa niente. Sui qua sotto c'è la spiaggia. No, sotto c'è la spiaggia. No, se tu guardi sono pontili, guarda. No, guarda. Sotto c'è la spiaggia. Il primo pezzo è spiaggia. Ah, il primo pezzetto, vedi, sì. Sì. Poi ha visto che non c'era più a letto. Boh, non lo so, me forse sono all'antica, ma prediligo, anzi, dove sei? Prediligo la spiaggia classica. No, però è carina, dai. C'ha un colore mare che è stupendo. Carina, sì. Guarda. Carina e carina. Aspetta che guarda. Carina e carina, però sei un po' infognato sui pontili, no? Contenti loro. Va bene, torniamo al pullman. Che fai? Sta svappà? Mm-hmm. Io mi sto squagliando. Sì, comunque è bello, è un bel giretto. Allora, peccato qua. Abbiamo trovato traffico. Qua vi potete assaggiare un po' di. E poi l'altra volta non ci hanno portato la fabbrica del limoncello. Il limoncello. Di qua, invece. È vero. Però abbiamo preso la granita, le sfogliatelle, il caffè. È carino, questa c'è tutto il budellino. Ci affoghiamo in nave. No, vabbè, in nave lascia stare perché è il caso che iniziamo a pensare a una dieta, però. Eccoci qua. Allora, a parte di questa escursione di MSC è a Sorrento. Vi fanno stare qualche ora a Sorrento, carina da visitare, c'è la guida che vi porta in giro oppure ve la potete fare da sola. E poi c'è una fermata alla fabbrica di limoncello, dove lì potrete assaggiare limoncello, tutti i prodotti derivanti dal limone. Vai piano! Start in your heart so slow.
Thank you. Bye. Yeah! Sapevo che con me non andava. Non è una foto, ah. È un video. Ah. Se mangia! Buongiorno, seconda tappa di questa crociera, siamo a Messina. Buon Ferragosto. Da noi. Allora, dicevo, oggi Taormina e poi l'escursione comprende anche un paio d'ore in spiaggia. Ok, siamo arrivati. Giù c'è i giardini Naxos. C'è da prendere questo ascensore e troverete un bel po' di fila, devo dire, per arrivare fin qua al settimo piano per Taormina. Già bevuto il cafferino in questo bar qua, direi anche economico, un euro un caffè, strano, Taormina. Sto aspettando le donne che come al solito vanno in bagno. No, è forte queste poste qua. Mi ricorda Benvenuti al Sud. No, comunque qua c'è l'entrata per la via principale di Taormina, eccola qua. Mamma mia, com'è turista. No, poi nota, fermati un attimo che gli faccio vedere le Crocs. Belle, eh? Ora si può andare in giro con delle Crocs così, sì. A 60 anni, ma no, si può. 60 anni. No, la beba ha trovato MC2. 20 minutes later. Vieni fuori. No, basta costumi, non ne voglio più. No, no, facciamo le escursioni a 40 gradi in agosto, mi raccomando. Oh, da questa terrazzona si dovrebbe vedere tutta la visuale del mare, giardini Naxos e giù il mare. Là c'è l'Etna, ma c'è sulla nuvoletta perché pare che sia attivo adesso. Io aspetto sempre la crociera ai fiordi. Sì, l'anno prossimo, te l'ho detto. Fiordi belli freschi. Belli freschi. Io voglio solo destinazione Bergen. Ah, che carino qua.
finalmente al mare, Giardini Naxos. Ci stiamo rinfrescando un po' dopo il caldone preso su a Taormina. Peccato che ci sono le meduse, non ditelo a Gaia, se no non entra. Paura delle meduse. Cazzo tiene le meduse. Ma che sirena. Dai. No, non ci sono le meduse. Ecco appunto. La nave offre un'ampia gamma di intrattenimento, tra cui un teatro all'avanguardia con tecnologie innovative per spettacoli mozzafiato. Buongiorno, allora siamo arrivati a Malta. Allora no, qua vi volevo spiegare perché loro vi spacceranno il transfer dalla nave al centro, quando invece se quando scendete dalla nave fate qualche centinaia di metri sulla destra si arriva a un ascensore pubblico che con poco più di, mi pare, 1,50 euro, adesso non ricordo, vi porta su e vi fa riscendere. Correggo, sto facendo adesso i biglietti qua dal Sure, con 1 euro si prende l'ascensore andata e ritorno, quindi è 1 euro a persona. Vedete, questo è l'ascensore che vi fa fare il gap che c'è tra il porto e la parte alta. Scusate, turisti fai da te? No MSC? Vai, wow. Scegliere costa. MSC, oh. MSC, mai scegliere costa, va bene. Okay. Se ci sono i fan della costa, Gaia, ci diranno, si disiscrivono. Dai, allora noi siamo già belli che squagliati qua al sole. Va bene, c'era un bel tuffo in mare. Ma che tuffo in mare, ma smettila con sto mare. Oh, ma lei ogni volta deve cercare di... Amore, cioè ti rendi conto? Piccioni. 40 gradi, sto morendo dal caldo. Ma sì, ma ci fa bene sudare, con quello che si mangia su in nave. Sì. Gaia, che dici? Sì, smaltiamo un po' di grasselli, cioè, ma che carino qua. Fatto già 5.000 passi. Guarda, c'è Giuseppe Calì, la casa di Giuseppe Calì. Gaia, tu che hai studiato, dai, la storia di Malta. Sì, allora, queste sono colonie doriche. Sì. San Lorenzo, si vede perché la punta è zigogolata. No, non c'è la punta. Non c'è la punta. Da quando non vedevo sta marca qua delle figurine Panini, né ma? Sì. Thank you.
benvenuti a Barcellona. È stata fa? Stiamo prendendo i biglietti. Allora, come funziona Barcellona? Adesso vi spiego. In cabina troverete dei biglietti, dovete compilarli, mettere numero adulti, numero children, eccetera, eccetera, e vi addebiteranno 10 euro a persona per il transfer dal porto a praticamente la piazza dove inizia la Rambla. Scusi, lei dove sta andando? Sto aspettando per andare forse sulla Rambla. Sembra gli autobus di linea di Milano. Ok, l'ultimo pullman da dove vi lasciano, qua in centro, è alle 17. Passeggiatina sulla Rambla. Wow, cos'è? La quindicesima volta che la facciamo. No, però è bella, per chi non l'ha mai fatta, dai, va bene. Risalire dal porto dalla Rambla è sempre carino da fare. Adesso siamo in cerca di un cafferino fatto bene. Far andare in bagno le mie donne sarà il quarto espresso che mi faccio. Non è vita così. Se fuori fa caldo, immaginate qua dentro cosa c'è. Io sono morta. Siamo tutti cotti qua. 12.000 passi. 12.000 passi. E siamo alle 3 di pomeriggio. Stiamo concludendo il nostro giro, dai. Verso il pullman. Ultimo sguardo alla Rambla. E poi navetta! Ciao ma! Ciao! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Buongiorno, allora, ultima tappa a Marsiglia di questa crociera. Siamo sul pullman per il centro. È un transfer che dà a disposizione MSC alla modica cifra di 17 euro a persona andata e ritorno. Mi fa morire che siamo qua sul pullman francesi, spagnoli, italiani. E chi si sente? Sono solo gli italiani. Stanno facendo un casino. Bellissimo, bellissimo, siamo sempre noi. Oh, benvenuti a Marsiglia, ultima tappa della navetta. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Eccoci al porto, la zona del porto è piena di street food, dove si mangia pesce, pesce crudo, pesce fresco, pesce fritto, pesce. No. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Ecco due esemplari di turisti. Fai da te. Fai da te. Sotto il sole a sciogliersi. Ma io sono ventilatore. Wow, attrezzati, Direzione? Lafayette. Lafayette è. Centro commerciale. Commerciale di dove c'è il pullman. Perché è centro commerciale? Diego, diciamo al prezzo. Ah. E poi c'è la snack. Ah, c'è la snack.
stavamo in nave. C'è la, pieno di snackera al centro commerciale. Ah, c'è Burger King. Ok, abbiamo finito il giro a Marsiglia. Vabbè, io no. Ho altre idee. È bella, carina la parte qua del porto, però del porto, ma niente di che. Giusto per fare benza. Onestamente l'ho trovata molto per fare benza. La nave, il gasolio. Però 17 euro di transfer. 17 euro di transfer. Ma non valeva il prezzo. No, no, rientriamo nella figata. Way back a year ago. Dai, ci attacco il mio? Giorgio Robby 67? E concludiamo questa crociera, molto bella. Siamo arrivati a Genova, comunque ne vale la pena, specialmente il giro che abbiamo fatto. E con questa cabina qua è uno spettacolo, gente, una bella alternativa al balcone, questa qua, con il finestrone che si può aprire. Bella, bella. Ciao, alla prossima crociera! Ciao ragazzi, ciao! Però qua era bella, bella questa. Questa è veramente bella.